Questo programma è offerto da It's just me, myself and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause his hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Benvenuti, beh, questa sera, insomma, lo vedete già, non ho nulla da svelare. Abbiamo chi ci rappresenta come Italia, come paese, come nazione, e lo farà in Cina. Poi, anzi, chiedo direttamente a lei, perché è la Miss Mondo Italia in carica, ed è Nunzia Amato, che tra l'altro è padrona di casa. Io anche il primo cittadino di Brusciano, perché Nunzia appunto è proprio di Brusciano, in provincia di Napoli, lo dico per gli amici che ci guardano da fuori area geografica. Quindi per galanteria io faccio salutare prima Nunzia. Benvenuta, anzi grazie per averci ospitato questa sera a casa tua. Buonasera a tutti, ringrazio voi per essere venuti qui nel mio paese e beh, quando sto con i miei concittadini sono sempre emozionatissima. Io sì, ho vinto il titolo di Miss Mondo Italia e rappresenterò l'Italia in Cina, precisamente nell'isola di Sanya, e sono fiera ed orgogliosa di rappresentare l'Italia e di rappresentare la mia Napoli. Beh, grazie Nunzia, ma insomma il padrone di casa, il primo cittadino di Brusciano, il sindaco, benvenuto. Sì, benvenuto a voi. Brusciano con onore ospita questa iniziativa, iniziativa importante, e la facciamo in una piazza importante del paese perché siamo fieri di avere Nunzia tra i nostri concittadini. Sappiamo bene che farà la sua parte, verrà qui perché raggiungerà, ne sono convinto, ottimi risultati in Cina. È una persona squisita, non tanto per la bellezza, perché è una ragazza da uno sguardo e da un percorso di vita particolare, da una persona intelligente. Quindi invito alle ragazze a seguire questo percorso e a partecipare qui stasera a questa iniziativa, perché non è solo una semplice selezione, alla fine c'è dietro sacrifici che fanno queste ragazze, perché vengono educate a stili di vita particolari, allo sport, a valori importanti. La rinascita di un paese parte dalla conquista di valori, e la bellezza per noi è fondamentale, non solo la bellezza ma la vita condotta con stili, comportamenti legati alla crescita, alla cultura e al bel portamento. Per noi è una cosa importante, ci onora, ospitiamo davvero, penso con gioia, e quindi mi auguro che sia una serata bellissima, con l'augurio che faccio a tutti e a voi soprattutto organizzatori un apprezzamento per questo allestimento che avete fatto e per questo lavoro che avete fatto anche nell'interesse di questo territorio. Grazie a lei, anzi io adesso vado un attimo, mi levo dall'istituzionale solo per un attimo. C'è una diatriba che poi le svelo, insomma, io non sono autoctono del circondario, poi vivo insomma nel Sannio da qualche anno, però al di là del fatto che non entro nel merito degli gigli tra Brusciano e Nola, perché altrimenti non ci riusciamo più, però è un altro dei momenti del comune conosciuto in tutta Italia. Voglio dire, l'abbinamento, io lo lancio lì, con la bellezza di Nunzia Amato a rappresentare, voglio dire, a pubblicizzare il territorio attraverso gli gigli che sono già straconosciuti, come la vedrebbe? Io vedo, non è un abbinamento forzato, è un abbinamento naturale, perché la moda è cultura, i gigli sono è cultura, è la valorizzazione del nostro territorio. Nunzia valorizza il nostro territorio con questa esperienza che sta facendo. Io sono di ritorno da Padova, dove lì ho proposto un gemellaggio con il comune, perché la cultura, il folklore che noi teniamo è bello se riusciamo ad esportarlo in altre realtà.
quindi Brusciano a Padova, Brusciano in Cina con Nunzia, e quindi da qui si riparte per ricostruire e rilanciare il nostro territorio. Beh, grazie infinitamente, io mi sposto, vado dall'esterno perché così non mi ingombro. Benvenuto a lei, insomma siamo in compagnia di Giuseppe. In qualità del rappresentante dell'associazione Insieme Si Può, abbiamo collaborato orgogliosamente con Miss Mondo, abbiamo collaborato con il comune di Brusciano e col signor sindaco per fare tutto ciò che avvenisse in merito alla nostra rappresentanza bruscianese, bruscianese doc, che ci porterà in Cina. Grazie anche a lei. Beh, non vi resta che restare incollati lì su Capri Event e Telecapri News, perché così vi gusterete appieno, come diceva il primo cittadino, non soltanto la bellezza di Nunzia Amato, che è innegabile, ma anche magari succederà che scopriamo qualche altra bellezza che può percorrere i prossimi step del tour nazionale di Miss Mondo Italia. La prossima Miss Mondo potresti essere tu, Fiorillo. No, ma come faccio? Antonio Fiorillo a Miss Mondo Italia. Grazie, ormai è diventato un amico del tour. Come ti trovi in questa cotanta bellezza? Si può dire cotanta? Sì, perché hai detto anche tour, quindi puoi dire pure cotanta. Ah, giusto, perché c'è assonanza. Esatto. Antonio, davvero, a parte gli scherzi, il momento dedicato a saziare l'anima, quello delle risate, quello che fa bene allo spirito, ma tanti appuntamenti, tante tappe di Miss Mondo Italia. E come trovi il tour innanzitutto? Guarda, io devo dire la verità, quando mi chiamò per la prima volta, lo possiamo dire, Giuseppe? No, tranquillo. Giuseppe, lo possiamo dire? Sì, eh beh, il patron del tour, Campani. Il tour, quando mi chiamò la prima volta, io fui molto contento, perché era una manifestazione che conoscevo, che vedevo su Facebook, che leggevo sui giornali, però non avevo mai partecipato. Lui mi chiamò, insomma abbiamo cominciato questo sodalizio. Vedi che adesso ancora... Bello, sodalizio è bello. Sodalizio è una parola bellissima. È il mese di ottobre, siamo qui in questa meravigliosa piazza qui a Brusciano, facciamo un'ulteriore tappa. Questa è una finale regionale. Questa è una delle finali regionali, esatto, Antonio. Regionali, c'è tanta gente che si sta sedendo, c'è tanto entusiasmo, ma la cosa più importante è portare, come dicevi tu prima, parlando con il sindaco, portare queste manifestazioni nella provincia. Significa pure creare qualche cosa che a volte in questa periferia campana, troppo bistrattata pure dalla televisione e dai giornali, praticamente riusciamo a creare qualcosa di bello. Di bello, e io poi dopo chiudo, la bellezza, prima tu parlavi di bellezza, bellezza esteriore ma anche bellezza interiore, e tu sai bene che uno che è venuto molto prima di noi diceva: la bellezza salverà il mondo. Sì, questo è vero. Beh, la prossima Miss Mondo potresti essere tu, Antonio Fiorillo. Ciao, grazie a tutti e partecipate sempre a Miss Mondo. Questa notte sarà speciale, alzo gli occhi al cielo blu. Come una favola, dalla trama così reale, vivo un'avventura magica. Sarò una stella che sorprenderà. Ce la farò, so che sarà molto intraprendente. Mille occhi accesi su di me.
Buonasera, buonasera a tutti voi. No, prego, continuate ad applaudire anche la bellezza. Beh, benvenuti, anzi grazie dell'accoglienza, salutiamo anche quelli che ci stanno guardando da casa, grazie alle telecamere di Capri Event e di Telecapri News. Buonasera alla giuria, poi li saluteremo nel dettaglio uno ad uno. Insomma, beh, ora è il momento, insomma non c'è bisogno di chiederlo qui, a parte gli scherzi non siamo d'Oltralpe. C'è il tricolore, tra poco parte quello che dà il via a ogni tappa, se volete unirvi a voi. Il verde a lei, eccolo qua. Allora, signor sindaco, lo regge lei perché, insomma, mi pare d'obbligo. Signori e signori, benvenute. E quindi iniziamo subito con la concorrente numero 1. La concorrente numero 1 arriva da Napoli, ha 21 anni, 1,75 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Roberta Rotondo. Di staccare, andare. 2. Ci spostiamo da Napoli a Castellammare di Stabia. Lei ha 16 anni, 1,77 m, la sua taglia è la 40 e parliamo di Naomi Zaccaria. Da Castellammare di Stabia a Caivano. Lei di anni ne ha 17, è alta 1,70 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Tonia Capasso. La numero 4 arriva, anzi è di Brusciano. 17 anni, 1,77 m, la sua taglia è la 38 e si chiama Silvia Allocca. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no. E beh, non ci spostiamo di molto perché lei arriva da Pomigliano d'Arco. Ha 21 anni, 1,75 m, la sua taglia è la 38 e si chiama Anastasia Violante. La numero 6 arriva da Casalnuovo, ha 17 anni, è alta 1,76 m, la sua taglia è la 42 e si chiama Giada Manna.
Numero 7 arriva da Casalnuovo. A 16 anni, 1,75 m, la sua taglia è la 42 e si chiama Noemi Bercini. La numero 8 arriva da Montecorvino Pugliano. 16 anni, 1,77 m, la sua taglia è la 42, si chiama Sara De Mai. Vent'anni, 1,66 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Antonella Calvi. Arriva da Macerata, Campania. A 17 anni, alta 1,70 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Anna Debora Erreca. Erreca. Arriva da Ercolano, a 17 anni, è alta 1,70 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Noemi Tarbia. Lei arriva da Sarno, a 18 anni, è alta 1,68 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Anna Maria Crescenzo. Arriva da Marigliano, a 25 anni, è alta 1,66 m, la sua taglia è la 40 e si chiama Annalisa Caliendo. Sicoco, the David play and I please the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lead, the baffled king composing. Alleluia, 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 alleluia. Your faith is strong, but you need it proof. Your silver bathing on the roof, her beauty and the moonlight over, do ya? She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw. Alone.
it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but end up much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we got over everything. They say that I'm supposed to heal you, but end up much healing. Hello, that the both of us are running out of time. Ora però vi voglio raccontare qualcosa che ha a che fare con chi qui farà, insomma, creerà il sogno, perché tutti poi coronano il sogno di sposarsi e farlo in maniera artigianale, o meglio con delle creazioni artigianali, diventa tutto più bello. Nume Atelier nasce dalla passione per l'alta moda sposa della stilista Tania Cervasio, a cui va il nostro grazie. Gli abiti sono tutti realizzati sartorialmente da mani sapienti. I pizzi, i ricami e i tessuti sono tutti in pura seta. La linea che vi presentiamo questa sera è una linea giovanile e frizzante, ma nello stesso tempo senza perdere la tradizione e la cultura del matrimonio. Nel nostro atelier troverete tantissimi altri modelli per le varie esigenze e gusti della sposa. Tutti i nostri abiti sono realizzati su misura, quindi sartoriali in tutti i sensi, sui quali possiamo apportare tutte le modifiche che desiderate. Potrai addirittura disegnare l'abito dei tuoi sogni e noi lo realizzeremo. Nume Atelier lo trovate in via Semmola 1517 a Brusciano. Quindi è il momento, signori e signore, di ammirare la sposa di Nume Atelier. We'll be right back.
chitarra. Tania Gervasio. Amici di Brusciano, questa meravigliosa serata per Miss Mondo. L'applauso forte, tutti con le mani, vai! C'è già con le mani a tempo, chi vai! Quella. Oh. Bravi! C'è chi vorrebbe andare da voglio sentire le mani stasera qui a tempo e se troverà la sua libertà e stasera tutti a casa mia a vedere un film in compagnia a cantare le canzoni che pure stasera parlano di te. Ma le mani non le sento, vi fermate, forza, solo le mani, anche da questo lato, signore, sbatti le mani. Non è mai come lo vorresti tu. Parte. Però le mani. E non sa che cosa farà. A chi incontrerà, che faccia vedrà. E se troverà la sua libertà. A due, tre, e stasera tutti a casa mia. A vedere un film in compagnia. A cantare le canzoni che pure stasera. Ce l'hanno fatta. Buonasera, buonasera pure alla giuria, che la giuria insomma non si tocca, che sono tutte quante persone, insomma il sindaco, cosa. Come va? Come stai? Tutto bene? Ma guarda Stuart, mi pare come se si è fatto qualcosa. No, però ti vedo una persona abbastanza per bene, per un Equitalia. Allora, vediamo un po', perché ho visto un pubblico un po', quando hanno detto Antonio Fiorillo, insomma un entusiasmo, come vi posso dire, un poco. Vediamo un po', ad alzare di mano, fatemi sentire quando alzo la mano destra un applauso. E proprio qua che è proprio la terapia intensiva, cammino. Perché è proprio un pubblico, soprattutto là, che si signori che stanno a Nanz, per fermare lo pulmone per Lourdes. Allora, un applauso faccio dietro. Allora, solo loro, solo queste qua, diciamo il club delle vedove. Allora, vediamo ad alzare di mano, battete le mani. E insomma, tutti insieme. Allora, Brusciano c'è. Io sono sempre molto contento quando mi chiama questo mio amico, a cui farei un applauso, che è Giuseppe Puzio, che è il patron di questa meravigliosa, come posso dire, manifestazione. Perché ogni volta lui mi invita in un paese, è la prima volta in cui lui mi invita in un paese che è facile arrivare con la macchina, perché fa sempre tappa in coppia in montagna. C'è i posti che stavo sull'isse. L'unico problema è che c'è stato qua a Brusciano. Allora, ad alzare di mano un'altra volta. Quando ci stanno gente a Brusciano, alzate la mano. Giustamente tutti che venite dal paese siete venuti a pere. Perché chi viene con la macchina qua, io ho già fatto un giro per mettere la macchina. Un altro giro per mettere la macchina, un terzo giro ci visse un signore stesso in terra così. Dite, ma non vi sentite bene? Avete stato zitto, ci ho trovato posto la macchina, ci chiama la moglie e mi aiuta a prendere la macchina a casa. Poi a un certo punto finalmente ho parcheggiato, dopo due ore sono scesa in dalla macchina, ha camminato un po', non posso camminare che ho avuto un problema al piede, quindi cammino pure un po' così. E venuto un signore vicino a me, mi ha tuzzuriato, ha fatto, ma siete voi? Dite, perché tenete qualche problema con me? Ma siete voi che la televisione? Sì, sono chi. Ma siete voi che lo manifesto? Sì, sono io. E se siete voi, siete tale e quale proprio. Ha detto, guardate, per favore, non facete perdere tempo, che la gente mi sta aspettando. Ha detto, no, io faccio cercare un piacere, perché voi siete chi della televisione, tengono problemi, tengo a mia moglie, rindolietta. Ha detto, beata a voi, io sapevo a mia rostà che sto. Ci facete una auto sotto la sudinta a sta casa, persona per bene, stava la moglie, ha detto, oh, vieni a bere, vieni.
sta una sorpresa, viene sta chi della televisione, la moglie mi ha guardato e ha detto falla entrare che l'indà cucina non funziona. Se parte l'applauso, Giuseppe mi paga. E poi ho pensato una cosa, cari amici miei, che la cosa più brutta del mondo, una volta pensavo che era la solitudine, poi mi sono dovuto ricredere, state ma sentite a me, la cosa più brutta del mondo purtroppo è l'ignoranza. Pensate, io sono cresciuto in una famiglia così ignorante che una volta andammo a mangiare in un ristorante di lusso, il cameriere come antipasto portò un piatto di salmone, mio padre sai sa, c'è tu voglio portare la rete, sto prosciutto sape pesce. Capito pure la signora, questa è una battuta del 45. E poi io vedo sempre qua per vedere le signore come stanno, si è passato primaria, allora tutto a posto, pure tu stai vedendo lo spettacolo interessante. E allora un'altra cosa, un'altra volta, voi sapete bene, no? Mo' è passata l'estate, stiamo a ottobre, ma la cosa più brutta che può succedere nell'estate, sapete qual è? È quando arriva una partecipazione in un matrimonio. Ti arriva la partecipazione in un matrimonio, tu arrivi un coppo matrimonio, già fa cavere, già ti hai messo un vestito che non ti mette mai, le scarpe sono strette, i sposi arrivano tardi, 3 mesi e 4, tu stai in coppo matrimonio aspettando. A un certo punto il cameriere con educazione dice: signori, venite, il buffet è aperto, pare che la gente in Davide allora non ha mai mangiato. Arrivano là vicino, ci vanno le bombe per spostare. La cosa più tremenda sono le bevande, poi l'hanno chiamate drink, mo che tutti gli americani chiamano i cocktail, che tu dici che i babbi di cocktail sono quelli zuppieri che iniziano a dire che roba colorata, c'è il cocktail rosso alla fragola, il cocktail verde alla menta, il cocktail giallo. Vai vicino, metti in due bicchieri, mio padre lontano una volta c'è tu ti avvicina. Ma c'è butto il cocktail bianco, facevi schifo. Grazie, ti butto l'acqua e mozzarella. E mentre Francesco ci raggiunge, vi dico che lei ha ottenuto su Facebook, durante insomma questa serata, da quando il link è partito delle votazioni, è stato postato sulla pagina ufficiale, ha preso ben 624 voti. 624 corrispondono a like, insomma sono tantissimi su Facebook. Francesco Petrone, eccolo qua, prego raggiungimi. E ad aggiudicarsi la fascia di Miss Web Agricola è la concorrente numero 4, Silvia Allocca. Prego per la fascia centro, se lo dico ora anche per gli altri premianti. Se gentilmente vi potete accomodare più a centro del palcoscenico, grazie, a centro del palcoscenico. Così anche per gli altri premianti, mi raccomando, foto per loro quando vi dà l'ok il fotografo ufficiale, grazie. Grazie a Silvia Allocca, si può accomodare, grazie a Francesco Petrone. Di là Silvia, grazie. Ora però è la volta di procedere con una fascia importante, perché è una fascia dell'associazione Insieme Si Può. A premiare ovviamente il presidente Giuseppe Di Maio, e mentre ci raggiunge noi iniziamo il momento della suspense per capire, anzi per conoscere, il numero della concorrente che vince la fascia dell'associazione Insieme Si Può. Ed è la concorrente, ci sta raggiungendo il presidente, anzi nel frattempo inizio già a dire, prego prego Giuseppe, prego mi raggiunga, inizio già a dire a Don Offrietto Cesarina se si può preparare per dopo, grazie. Ad aggiudicarsi la fascia dell'associazione Insieme Si Può è la concorrente numero 8. Prego, prego. A premiare è il presidente dell'associazione Insieme Si Può, Giuseppe Di Maio. Ad aggiudicarsela la concorrente numero 8, Sara De Mai. Fermi là per la foto. Guardate lui quando vi dà l'ok. Siamo pronti. Grazie, presidente.
Ed ora si continua a premiare per la prossima fascia e Cesarina Onofrietto, perché siamo per eleggere, prego Cesarina venga, siamo per eleggere Miss Città di Brusciano. Prego, prego, venga con me qua. Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Città di Brusciano è la concorrente numero... La vado a cercare. È la numero... 3. La numero 3, Tonia Capasso. Prego, al centro lì. Se gentilmente vi mettete un po' più a centro, così anche chi ci sta guardando da casa può godersi i momenti della premiazione. Miss Città di Brusciano, la concorrente numero 3, Tonia Capasso. Grazie Tonia e grazie anche a chi ha premiato, Cesarina Onofrietto. Ora si prosegue con le fasce dei partner nazionali e proseguiamo con la fascia Caroli Hotels. A premiare Luigi Castaldo. Mentre lui ci raggiunge, vi dico ancora che ci sono le fasce Gilles Cagnet. Dopo, e se possono iniziare a prepararsi, prego, prego Luigi, vieni. Angelo Di Sarno e Tiziana, se gentilmente vi potete preparare, grazie a raggiungerci. Miss Caroli Hotels. A premiare Luigi Castaldo, se la giudica la concorrente numero... 10. Prego, al centro lì del palcoscenico, Miss Caroli Hotels, gli hotel che ospitano la finale nazionale. Fermi lì per la foto, fermi lì per la foto, guardate il fotografo quando vi dà l'ok, grazie. Ed ora si prosegue per un altro partner nazionale del concorso in tutta Italia, la fascia Miss Gilles Cagnet. A premiare sono Angelo Di Sarno e Terziana Viscondi. Eccoli là, dove sono? Se ci possono raggiungere, grazie. Grazie, grazie e complimenti, insomma, anche per le ultime cose girate a cinema. Quando andrà? Non si sa ancora, più o meno, no? Ovviamente siamo all'inizio delle riprese, ok. Miss Gilles Cagnet se la giudica la concorrente numero, io vado a passeggiare un po' perché mi piace questo momento, non scambiate il mio giocherellare per sadismo, ci mancherebbe, però un po' di suspense ci vuole. La numero 7, prego, al centro, la fascia viene consegnata da Angelo Di Sarno e Tiziana Viscondi invece porta un regalo da parte appunto di Gilles Cagnet. Fermi lì per la foto quando vi dà l'ok il fotografo ufficiale di questa finale regionale del tour nazionale di Miss Mondo Italia. Grazie anche ai premianti, grazie infinitamente. Ora però continuiamo ed è la volta di Miss Tubecchini, il brand, a chi potevano affidarlo se non a Nume Atelier. Allora, ad aggiudicarsi la fascia Tubecchini, che è il brand che ha rivoluzionato il beachwear ed è indossato da tutte le concorrenti anche già nelle tappe di selezione di Miss Mondo Italia, non soltanto nelle finali regionali del concorso nazionale, va alla concorrente numero... 2, al centro lì del palcoscenico. Foto anche per la vincitrice della fascia Miss Tubecchini e grazie infinitamente.
Ora però, signori, i premianti che chiamo... I premianti che chiamo sono per le due che chiamerò ora. Le due concorrenti che chiamo in questo momento possono fare un passo avanti. Non vi chiamo nell'ordine, o meglio, non vi chiamerò nell'ordine del podio, ma un passo avanti lo possono fare la concorrente numero 1 e la concorrente numero 5. Se ci possono raggiungere ora Gianfranco Cassaldo e Nunzia Amato e l'avvocato Giuseppe, che è il sindaco, insomma, voglio dire, di Bruciano. Se ci possono raggiungere, grazie. Se ci può raggiungere anche Nunzia Amato, grazie, che è l'attuale Miss Mondo Italia in carica. Prego Nunzia, vieni con noi, perché a lei ovviamente... No, siamo più qua, mettetevi anche voi a favore delle telecamere e dei fotografi. Ovviamente a Nunzia toccherà di incoronare, per ovvi motivi. E... ovviamente c'è Miss Vitalitis e a vincere... Devo interrompere questo momento un attimo, e quindi ancora più suspense per voi, o meglio, ancora più tremarella. C'hanno un sorriso che non so se è un sorriso per ora, ma c'è una cosa che ci tiene davvero, insomma, al presidente dell'associazione, l'organizzazione, ringraziano per la collaborazione, l'associazione Insieme Si Può per la finale regionale. Con affetto e stima, il dottor Giuseppe Puzio della G Production, esclusivista unico in Campania del tour nazionale di Miss Mondo Italia, Bruciano, 13 ottobre 2018. Io credo che a consegnarla sia giusto che lo faccia Nunzia Amato. Se gentilmente vi potete girare verso i fotografi e anche per la camera, per la telecamera che ci sta guardando da casa, insomma, tante persone, quindi tanta gente. Beh, era doveroso. Grazie ancora all'associazione, grazie davvero di cuore. Beh, ora ritorniamo, prego, posizionatevi dove eravate. Perché diventa prefinalista nazionale, e questo l'anno scorso Nunzia Amato lo sentì già, e quindi va direttamente alle fasi finali a Gallipoli in Puglia, le fasi nazionali del concorso. La passerella è tutta per la concorrente numero 1. Accede e diventa prefinalista nazionale del concorso di Miss Mondo Italia e vola diritto a Gallipoli, la concorrente numero 1. Passerella tutta per te. Ora però, nel frattempo, premiamo e facciamo la concorrente numero 2, o meglio Miss Vitalitis, prego. Miss Vitalitis, ecco qui. Un attimo, perché arriviamo da te. Passerella per Miss Vitalitis per le foto dopo. Resti con noi, prego, passerella. Ora però è il momento di farle indossare la fascia, e lo fa direttamente il sindaco di Bruciano. Grazie. Il sindaco Giuseppe Montanile, l'avvocato Giuseppe Montanile. Ed ora corona direttamente dalle mani della Miss Mondo Italia 2018 Nunzia Amato, ma soprattutto sulle note che stai ascoltando, la passerella di Miss Mondo Italia è tutta tua. Questa ti porta come prefinalista nazionale direttamente a Gallipoli.
della concorrente numero uno, Roberta Rotondo. Grazie a tutti voi, alle prossime tappe, alle prossime finali regionali in Campania, ricordatelo, Agi Production, Giuseppe Puzio, alla prossima. Grazie a tutti voi, grazie anche a voi che ci state e ci avete seguito da casa. Se vi può interessare, io mi chiamo Antonio, se non vi sono piaciuto facetevi vuoto. Ciao. Beh, si conclude questa prima, anzi no, non è la prima, ma è una delle finali regionali del concorso e del tour nazionale di Miss Mondo Italia. Brusciano, insomma, ci siamo visti all'inizio con voi. E beh, lei è ancora qui perché rappresenta ovviamente l'Italia in Cina, precisamente dove, ricordamelo? Sì, io rappresento l'Italia precisamente nell'isola di Sanya. Non si è amato, ma questa sera c'è un'altra prefinalista nazionale e magari può diventare una rappresentante italiana, cosa che le auguriamo. Beh, come ti chiami, da dove arrivi? Mi chiamo Roberta Rotondo, vengo da Napoli e ho 21 anni. Roberta, come ti senti in questo momento, a caldo, subito dopo la fine di questa finale regionale campana? Molto emozionata. Molto emozionata. Che speri? Cioè, insomma, sei prefinalista nazionale, l'hai capito? Già ti è chiaro, sei lì a Gallipoli. Ci ho messo un po' per realizzarlo, però sì, adesso l'ho capito e sono molto contenta di questa cosa e soprattutto spero di poter dare il meglio di me lì a Gallipoli, perché lì penso che uno si debba mettere in gioco nel miglior dei modi e ce la metterò tutta, insomma. Bella, G Production, il tour e tutti, ti facciamo l'imbocca al lupo, ma soprattutto lo facciamo annunzia amato, perché rappresentare l'Italia è prestigioso, è qualcosa di molto molto davvero importante. Che ti aspetti lì in Cina, annunzia? Hai già immaginato come sarà? E complimenti, perché la danno già tra le prime 10 al mondo. Non so se vi è chiaro l'entità, insomma. Eh sì, rappresentare l'Italia, come detto, è una cosa importantissima ed è anche una cosa, se ci penso, ed è una cosa molto emozionante. E ripeto che sono fiera ed orgogliosa di rappresentare la mia nazione, la mia Italia. E fiera ed orgogliosa anche di rappresentare la mia Napoli, perché io sono campana. E sì, in Cina mi aspetto sicuramente un'esperienza super bella, un'esperienza straordinaria, un'esperienza che porterò per sempre con me, per tutto il resto della mia vita. E andrò lì nel migliore dei modi. Beh, complimenti e in bocca al lupo, Nunzia. Per questa volta è tutto, voi restate nella bellezza, restate in Miss Mondo Italia. Ciao ciao! Questo programma è stato offerto da... And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends.